con Giorgio Barbier e adesso ci spiegherà come funziona il monogomma in Superbike. Beh, dunque, qui a Misano, tanto per darvi un'idea, abbiamo preparato delle soluzioni ad hoc, che non proveremo e non avremo soltanto qui a Misano, ma che porteremo avanti per tutta la stagione estiva. Ovvero, ci sono diversi momenti di sviluppo all'interno di una stagione di Superbike. L'iniziale che è sull'Australia, dove ci sono delle gomme particolari fatte apposta per quel circuito. Dopodiché, quando si rientra in Europa, inizia una prima stage di gare, diciamo, più fredde. Quest'anno abbiamo avuto Donington in marzo, poi Assen, in cui portiamo del materiale che deve resistere soprattutto alle temperature basse, appunto. Nella fase estiva invece si corre su circuiti che normalmente hanno poco grip, conseguentemente bisogna azzardare molto con mescole morbide e che siano resistenti al caldo. Questa era prevista per essere una di quelle gare, di solito Misano lo è, ma quest'anno abbiamo corso 2 settimane prima e a quanto pare il tempo non è così clemente. Comunque a noi va benissimo ugualmente, perché cosa facciamo durante una stagione? Più che altro pensiamo a come sostituire la gamma attuale che è in vendita come prodotti da competizione, con una gamma rinnovata che allarghi un pochino la versatilità delle mescole che abbiamo a disposizione, le 2 o 3 mescole che abbiamo a disposizione per il mercato, quindi che si possono usare a temperature medie più ampie e con prestazioni continue e di grip importante. Allora, questa è una prova, stiamo provando appunto SC2 anteriore alternativa all'attuale, un SC1 alternativa all'attuale, anche un SC0. Questo lavoro si protrae poi per tutta la stagione fino ad arrivare per la Superbike soltanto a 40 soluzioni. Ecco, se fate conto, la MotoGP ha a disposizione 5 tipi di posteriori, come il Formula 1 più o meno. Noi ne proviamo addirittura 40, proprio perché questo lavoro ci serve per evolvere i prodotti che abbiamo per la strada e non soltanto per far contento il paddock della Superbike. Invece, per quanto riguarda la differenza super sport e super bike, avete delle differenze sostanziali per quanto riguarda mescola, carcasse? Come funziona? Beh, parte dal presupposto che le classi Superstock e Supersport corrono con pneumatici DOT, ovvero con pneumatici che devono poter essere omologati per la strada, che sono omologati per la strada, quindi hanno un disegno battistrada che deve avere alcune caratteristiche di vuoti, di pieni, perché deve poter affrontare su strada un temporale, una condizione di bagnato, mentre nella Superbike corriamo con 16,5 slick, quindi gomme che sono soltanto per NHS, Not Highway Use, solo per la pista. Quindi le esigenze sono leggermente diverse, però facciamo lo stesso tipo di lavoro in Supersport. Quindi qui abbiamo per esempio 3 soluzioni anteriori e 3 posteriori. Perché? Perché anche questi prodotti hanno sul mercato una forte valenza di tutti quelli che corrono nei campionati stock, nei trofei e nelle sport nazionali, ma anche per le persone che si vogliono andare a divertire in pista il sabato e domenica. Quindi anche qui facciamo un'evoluzione in quel senso. Dove sono le similitudini maggiori? Le strutture, le carcasse che noi usiamo nelle stock, soprattutto nel 1000 e poi nelle sport, sono le stesse che abbiamo nella Superbike. Questo ci permette di avere un travaso molto più facile dei materiali normalmente più in evoluzione, che sono i materiali di mescola battistrada. Quindi tutto il lavoro che viene fatto in Superbike ricade tranquillamente in Supersport, tanto per darti un'idea, l'SC1 anteriore come mescola è uguale tra la Superbike e le Supersport. Quindi da un 120-70-17 da strada a una 120-70-420 del Superbike Slick. Ci divertiamo a fare anche delle cose buffe ogni tanto, a parte il lavoro tecnico e la professionalità che i nostri ingegneri mettono. Per esempio, per la Super Pole di Monza, in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo fatto una gomma da Super Pole con delle strisce battistrada, sul battistrada delle strisce tricolori. Abbiamo fatto un'etichetta speciale sul fianco per i 150 anni. Qui a Misano abbiamo portato queste gomme residue da Monza e le abbiamo fatte firmare da tutti i piloti italiani. Adesso le esporremo poi in diverse manifestazioni di Pirelli, ma anche nella saletta dell'Inter a San Siro, tanto per dare un po' di lustro anche alla Superbike in onore del compleanno del nostro paese. Grazie mille, Giorgio. Grazie a voi, arrivederci.